appunto, per quello che devo, non volarmi via. Quindi sto pensando di, farò uno slalom tra quello che volevo dirvi, perché sennò andiamo troppo lunghi, quindi non voglio, la fame, ho già sentito di brontoli, tenetele a bada, perché se parto, lo stomaco parte a tutti nello stesso tempo, non mi sentite più. Ci siamo, vado a vedere. Tu sei pronto con il macchinino lì? Ci siamo? Si sta abbracciando, tu sta limonando. No. Dai che entriamo, dai. Claudio, dai. Puoi entrare di là. Stavi limonando anche te. Sarola. Ti hai perso barba dappertutto allora. Ah, bravo. Cazzo, ma... Stefano. Allora, faccia anche barba. Allora, incominciamo. Allora, io vi ho fatto vedere gli argomenti che toccheremo. Andrò veloce perché abbiamo fatto tardi, come abbiamo anticipato, e quindi cercherò di darvi qualche indicazione, poi me le chiedete, come ho detto, tramite le slide. Allora, io partirei dal contratto sociale, perché noi tutti, quando si nasce, che lo vogliamo o no, stipuliamo un contratto sociale. Poi passiamo alla Italy Republic of, che abbiamo già sentito, anche Barbara l'ha citata, che cos'è, quindi andremo a vedere effettivamente che cos'è. E poi la Italy Republic of ci trasforma in persone giuridiche. Persona, come abbiamo sentito, viene dal etrusco, che vuol dire maschera. No, si mettevano quelle maschere per recitare, e quindi è una maschera, non siamo noi, appunto una persona giuridica. Poi andremo qui è il pacchettino, dove vi chiedo anche di stare leggermente attenti, ma farò, come ho detto, un po' un riassunto perché siamo andati lunghi, che è l'atto di nascita, cioè la Italy Republic of inganna i nostri genitori, vi ha ingannato voi se siete stati genitori, no? Con una procedura, un protocollo, che la mamma è ignara, quindi il padre è idem, e quindi sottoscrivono un contratto dove effettivamente ci acquistano, in sostanza, siamo al loro servizio. E poi terminiamo, perché c'è il contratto sociale, che è quello naturale. Quando si nasce, che lo vogliamo o no, per il contatto che abbiamo con gli altri, si forma un contratto, che è stato chiamato contratto sociale. La Italy Republic of, oltre a rompere quel contratto sociale naturale, che potrebbe essere in legge naturale, rompe anche il loro contratto commerciale, perché induce la mamma, induce i genitori a sottoscrivere, a dare un consenso, e non sono informati, perché se sapessero che loro stanno cedendo il bambino e sarà uno schiavo, non lo farebbero. Possiamo andare avanti. Quindi il contratto sociale l'ha scritto Jean-Jacques Rousseau, pochino più su me lo ricordavo, beh. Nel 1700, a metà del 1700. Non ce lo insegnano a scuola, cioè... Nel 1778. Ah, adesso significa? Dopo ce lo dirà lei, Barbara.
andiamo, vai avanti. Quindi allora il contratto sociale Jean-Jacques Rousseau, ecco lì Francia 1712-1778, io qua ho portato alcuni punti, andate a leggere perché è interessantissimo. L'uomo è malvagio, non è malvagio, vai avanti pure. Il consenso, che abbiamo visto che è importantissimo il consenso, la sovranità, quindi tocca a tutti questi temi, avanti ancora, il governo, è importante il governo, è il dovere, e l'uomo stato e poi il traditore. Vai avanti, passiamo col primo, il contratto sociale, l'uomo non è malvagio, lui dice che l'uomo non è malvagio, sono le istituzioni che lo rendono tale, e quindi, e lo istruiscono anche, e quindi l'uomo fondamentalmente non è malvagio. Non è cattivo, ma incattivito. Esatto. No, no, ma qui in questo caso non volevo leggere perché, come ho detto, andiamo lungo. Però lui dice che con le istituzioni che lo rendono malvagio, anche chi va al potere, quelli che ci hanno schiavizzato, non sono fondamentalmente malvagi, ma trovandosi lì col potere diventano egoisti, quindi anche malvagi. Andiamo avanti ancora. Abbiamo il consenso, nessuno uomo ha un'autorità naturale sul proprio simile, cioè nessuno può sopravvalere qualcun altro, ha bisogno del consenso. Essendo ogni uomo nato libero e padrone di se stesso, nessuno può sotto qualsiasi pretesto assoggettarlo senza il suo consenso. Cioè le mie note ve le leggerete dopo. Quindi nessuno può rendere schiavi, l'abbiamo visto. E questo è tutto il contratto sociale, tutte cose che potete andare a vedere. C'è anche scritto il contratto sociale 1, 4, capitolo 2. La sovranità. Allora, per il solo, l'autorità politica si chiama sovranità. Risiede essenzialmente nel popolo però la sovranità. Ed è praticamente un mandato, come si può dire, deleghiamo noi degli altri a far rispettare le leggi dello Stato, ma è il popolo che è sovrano. Il singolo che rinuncia alla sua libertà rinuncia nello stesso tempo alla sua qualità di uomo. Così un popolo che rinunci all'esercizio della sovranità con patto di sottomissione si annulla con quest'atto. Passiamo oltre. Ho messo anche la Treccani, ma le leggete dopo. Quando... Il governo o l'amministrazione dello Stato è solo un potere subordinato al potere sovrano. Un semplice mandato, come dicevamo prima. Cioè, noi cittadini abbiamo noi la sovranità, ma deleghiamo una parte di noi andare a fare il governo. E tutti i semplici cittadini rientrati, in sostanza, quando il governo tende ad avere la sua superiorità, cioè non è più il cittadino, ma dice ma fai quello che dico io, quindi si prende una certa sovranità che non ha, sostituisce la propria volontà a quella del popolo nell'amministrazione dello Stato. Quando ci si riesce, il governo o gli amministratori, il patto sociale è infranto. Quando uno di loro sovrasta anche l'ultimo dei cittadini, rompe il contratto sociale con quel cittadino. Andiamo avanti. L'uomo Stato. Se il contratto sociale dà all'uomo intero allo Stato, questo non si distingue dai suoi membri e ogni offesa fatta a uno solo di essi ricade su tutti. Cioè, se, lo Stato non può avere l'ultimo degli anziani solo e abbandonato, perché questo fa parte sempre del corpo dei cittadini della sovranità. E non può avere neanche dei privilegi. Dicevo prima, se i governanti si danno la pensione fino alla sesta generazione, anche l'ultimo cittadino deve avere la pensione fino alla sesta generazione, non devono avere dei privilegi. Se fanno questo rompono il contratto sociale con noi. Andiamo avanti. Il traditore, ecco qui dice, diventa traditore questo. Quindi, d'altra parte, ogni malfattore, per Rousseau il malfattore è sia il cittadino, quindi un malfattore che va contro le leggi, delle regole che si è dato uno Stato, ma sono anche i governanti, perché abbiamo visto che i governanti sono dei cittadini delegati a amministrare bene la legge. Quindi, violando il diritto sociale, diventa per i suoi delitti ribelle e traditore della patria, sia il governante e sia il cittadino. Egli cessa di esserne membro, violando le sue leggi, anzi, le fa guerra. Cioè, i governanti si hanno fatto guerra, perché hanno violato tutte le leggi. Ora, siccome egli si è riconosciuto tale,
deve esserne staccato con un lisiglio. Io ho messo un punto perché lui andava ben oltre, siamo nel 700, a seconda della gravità venivano anche uccisi, cioè erano guerrieri che hanno fatto guerra allo Stato e quindi venivano anche uccisi. La Italia, alias, si dice così, alias, Italy Republic of, è di Washington, USA, iscritta nella SEC, Security and Exchange Commission, fra il 1933 e il 34. Da allora ha rotto il contratto sociale. Cioè da allora, dal 1934, i governanti hanno rotto il contratto sociale, o anche il patto sociale. I vari governanti succedutisi, quindi tutti i governanti dal 1934, sono tutti, secondo il patto sociale, malfattori e traditori verso ogni singolo uomo del popolo Stato italiano. Penso che siamo, per quanto riguarda il contratto, abbiamo finito. Passiamo alla seconda. La Italy Republic of. Cosa vuol dire? Intanto la Repubblica si è costituita nel 2 giugno 1946, ma non è mai stata una Repubblica, mai stata. Cosa vuol dire Repubblica? Dal latino res publica, cosa pubblica, cioè cosa di tutti. La forma di governo nella quale la sovranità non è concentrata nelle mani di uno solo, ma risiede nel popolo, nella sua interezza. Cioè la sovranità l'abbiamo noi, non i governanti. Nella realtà però l'Italia è la Italy Republic of, iscritta alla SEC, vediamo che ci sono vari codici, vedete? Ancora dal 1934. Qui adesso vedremo le prove, ho messo anche qualche piccola prova andando avanti, vai pure, ecco, fermati. Questa, se andate sulla SEC, ognuno di voi, no, troverà queste in inglese ma anche in italiano. Allora, la residenza commerciale, la vedete qua sotto, dell'Italia, risiede a Roma, ma l'indirizzo postale è a Londra. Sapete che lì, vai un pochino su, l'indirizzo postale sarebbe dove è il cittadino, c'è scritto qua sotto, dove gli arrivano le carte. Per i cittadini privati equivale a quello di residenza, cioè noi l'Italia ha la residenza a Londra. Andiamo avanti ancora, sto andando veloce perché come ho detto abbiamo ecco, questo CIC è un codice della SEC per rintracciare, anche voi potete iscrivervi con la vostra società e tutto vi darà quel codice lì. Andiamo avanti e ecco, qui è la corrispondenza che c'è tra la SEC e i governanti italiani. Cioè, quindi questa è prova, no? Quindi non è che ci siamo inventati in qualcosa, vedete anche qua qualcuno, no, di là, vedete qualcuno. Questa è la... Adesso non vi sto a leggere, ma praticamente loro chiedono al governo italiano i conti proprio, cioè gli chiedono, ma il tuo bilancio, ma quando mi ricordo i 5 Stelle hanno fatto il reddito, famoso reddito di cittadinanza, loro hanno voluto sapere perché avete qua, dovevate avvisare, cioè come se non fosse l'Italia che decide e si governa, ma è governata da qualcos'altro. Questo è un documento, lo trovate, c'è la traduzione, vedete che anche qui parlano di un articolo del 1934, vedete la riga seconda, quindi è la prova che è dal 1934 che l'Italia è scritta. Andiamo su, e questa è un'altra corrispondenza, questo è un pochino più lungo, qui troverete quello che vi ho detto con i 5 Stelle, che gli chiedono come mai avete fatto questo reddito di cittadinanza. Andiamo ancora su, quindi questo ve li vedete, se li chiedete potete anche andare a leggerli, a vederli. Vai ancora perché siamo alle prove, vai. Ecco, su, finito, basta, è finito, andiamo alla prossima. Aspetta perché qua voi, ma guardate che bello, io capisco la barba, non so come sia così brava. Cavolo, io sono agitato e sono neanche andato a fare la pipì prima. L'agitazione si è bloccato tutto. Allora, persona giuridica, la persona giuridica che abbiamo visto, no? Fatto mai accaduto ma accettato. Allora, c'è un decreto del Presidente della Repubblica che è del 3 novembre 2000, il numero è 396. Sempre modificato. Eh? Ma io i numeri no. 396, 339. Ah sì, ok, cioè, multipli del 3, cioè Tesla. Cos'è? Tesla. Ah, Tesla. Quello, manca un numero 12, perché si manifesta in lontano. Ah,
Ma però loro andranno così, sarà in ordine progressivo per loro. Voi che fate quel ragionamento lì? Ah. Allora, in questo decreto ci sono 11 articoli. No, ma sono 12. C'è 11 articoli e un titolo. Brava. Ah, brava, brava, un applauso a Barbara, perché in sostanza abbiamo 11 articoli dove dice il decreto che per ogni atto che viene scritto, devo star fermo ma adesso prenderei ma fulminato, e che dicono che ogni atto che viene redatto deve mettere prima il nome e dopo il cognome, prima il nome il prenome e dopo il cognome. 11 articoli, ce n'è uno solo che dice che l'ufficiale civile, quello dell'anagrafe, in sostanza impone lui il prima il cognome e dopo il nome, ed è quando viene ritrovato un bambino abbandonato. Quindi noi siamo tutti bambini abbandonati, perché tutti noi abbiamo prima il cognome e dopo il nome, e tutti ci rifacciamo a quell'articolo lì, a quel codice lì. Mentre 11 parlano prima il nome e dopo il cognome, uno solo di quel decreto parla che viene imposto prima il cognome e dopo il nome nel caso di bambini ritrovati, e loro ci applicano questo. Quindi già lì ci stanno dicendo che siamo tutti bambini abbandonati. Con l'atto di nascita viene anteposto il cognome al nome, vedete? È scritto tutto in maiuscolo. Così si trasformano persona giuridica, uno schiavo. Viene applicata, loro applicano la capitis de minutio maxima. Cos'è la capitis de minutio maxima? Era una regola romana, cioè quando loro alle guerre prendevano degli schiavi o queste cose, gli mettevano un nome, e per loro era molto importante perché avevano tre modi di distinguerla. L'atto in frode di trasformazione dell'uomo in persona giuridica è schiavo. Come vi ho detto prima, questo dimostra che il decreto del Presidente della Repubblica, numero 396, articolo 38, è proprio quello lì, cioè loro applicano solo quell'articolo di 38, siamo tutti schiavi perché siamo tutti stati abbandonati. Ecco, questo è il decreto che vi ho appena detto, vedete il decreto del Presidente della Repubblica, 3 novembre, questo è proprio l'originale. Potete scaricare anche voi, vedete, visto. Adesso io poi ho messo solo qualche articolo, perché altrimenti dovremmo stare qua una mezza giornata. Ecco, l'ho evidenziato, articolo 11, contenuto degli atti, vedete, gli atti dello Stato civile, oltre a quanto è prescritto da altre particolari disposizioni, devono enunciare il comune dove viene fatto, il luogo, l'anno, il mese, il giorno, l'ora in cui sono stati formati, il nome, vedete, il nome, il cognome, non dice il cognome e il nome, quindi lo dice la loro legge. Andiamo avanti, quindi questo è ogni atto. Articolo 51, dichiarazione, vedete, anche qua chi richiede la pubblicazione deve dichiarare il nome e il cognome. Andiamo avanti ancora, quindi sono 11 così, fermati. Contenuto dell'atto di matrimonio, anche l'atto di matrimonio, il nome e il cognome. Andiamo avanti ancora, siamo quasi alla fine, c'è la morte. Eccolo lì. Atto di morte, anche l'atto di morte deve essere redatto con il nome e il cognome. Qua non abbiamo mai visto cognome e nome, solo in quell'articolo là 38. E questo, andiamo avanti, questo è il mio certificato di nascita, la prova. È un atto, vedete che l'ho evidenziato, quindi è un atto, loro dicono ogni atto deve avere prima il nome e dopo il cognome. Invece, vabbè, cosa hanno fatto? Ghiotti Gianluca. Tra l'altro io quando sono diventato autodeterminato ho unito il nome perché proprio non mi piaceva Gian, perché poi dovevo firmare con Gian trattino Luca. No. Allora non mi piaceva, allora con l'autodeterminazione ho unito il nome e sono andati in sballo perché non mi trovano più da nessuna parte. Mi sono liberato del tutto. Grazie. Andiamo avanti. Poi c'è questo della mia dolce metà. Ho tirato via il viso perché anche lei è qui. Anche lei, Braia Marcella, vede, hanno messo prima il cognome e dopo il nome.
sulla carta d'identità. Ogni atto, vi ricordate, il nome e il cognome, nome e cognome. Qua, cognome e nome. Ma non solo. Da notare che ha avuto la cittadinanza italiana, perché non è di origine italiana, ma del mondo, nel 1998. In sostanza è nata per la Republic of Italy nel 1998. Ho già una moglie giovane e adesso ce l'ho ancora più giovane grazie a loro. Mi hanno fatto anche un piacere. Andiamo avanti. E questa è la mia tessera sanitaria. Ancora troviamo il cognome e il nome. Anche sul retro, andiamo su. Vediamo, Ghiotti, Gianluca. Ma qui dopo Barbara, ma dovremmo farci una mezza giornata per tutti gli altri numeri, vero Barbara? Cioè, cosa? Sì. Sì. Sì, vai, torna su, ok. Qua? Sì. Ancora un po'? Villa Franca di Verona, sì. Sì. Ah, quindi lo vediamo nella successione dei nomi, di come è stato composto, giusto? Sì. Sì, era più visibile proprio, era immediato. Ok, andiamo su perché adesso stiamo arrivando all'atto di matrimonio. Vedete che, non so se si vede perché questa è un po' impastata come, però vedete che c'è prima il cognome anche qui. Cognome prima del matrimonio li chiedono. Dopo il nome e poi il cognome da sposata, o da sposato. Quindi loro mettono sempre il cognome davanti. Andiamo avanti ancora fino all'atto di morte. Quindi ho cancellato perché ovviamente, ma vedete, si capisce che primo era il cognome e quello dopo è il nome. Se non si chiamava Laura Maria, e potrebbe anche essere però. Ciao, però io... però l'ho cancellato, ve lo assicuro che non era Maria. Per l'elenco, dicono. Per l'elenco, sì. Beh, ma loro dicono, ma io non li ascolto neanche più perché penso, è un'altra cosa. Siamo arrivati alla fine. Ah no, ecco qua. Anche per Wikipedia, quindi la decapitus diminutio massima, quindi l'origine è per gli antichi romani, la diminutio capita, comincio a farmi, avete capito, comporta un priori status permutato, ossia un mutamento nel precedente stato della persona. I giuristi romani distinguevano tre specie di capitis diminutio: la maxima, la minor o media e minima. Quella capitis, che è quella che riguarda noi, lo scrivevano così, quindi la perdita di cittadinanza e della libertà portava alla capitis diminutio o massima. Ognuno di questi stati veniva scritto in un modo specifico. Vedete che c'è scritto i nomi erano scritti in altra maniera, alternato o maiuscolo. Nel primo caso, ovvero nella capitis diminutio maxima, i nomi degli schiavi, schiavi erano scritti tutti in maiuscolo, come ad esempio Rossi Paolo. Treccani, ho portato anche lì da Treccani, la capitis diminutio maxima si ha, non si aveva, cioè si ha, in tutti quei casi in cui, per una causa di diritto delle genti, prigionia di guerra, o per una delle clausole di diritto civile, alcune antiche altre appartenenti al periodo imperiale, si viene a perdere la libertà. Quindi, chiaro cos'è la persona giuridica? Col cognome e il nome ci hanno reso persone giuridiche. Siamo arrivati alla fine? Ok, altro. Avanti. Tornando veloce, avete fame? Sì. Silenzio senso. Silenzio senso. Ti piace? Ti piace? 8 mesi, sembra che sono 8 mesi e 8 ore al giorno. Sono in pensione, non posso fare, grazie. Tra l'altro, lo dico sempre, no? Allora, nel nostro popolo, One People I Am, i giovani scarseggiano. Allora, io quando parlo con dei giovani così, dico, stai tranquillo, ho degli amici, hanno 2 o 3 figlie, hanno ancora il mutuo. Dico, non puoi tu adesso fare questa tipologia di creazione, scusa, hai ragione, no, perché muovo il microfono. Quindi, lo facciamo noi che abbiamo più tempo, lo facciamo per voi,
Una volta che arriveremo alla consuetudine, che la cosa sarà qui, lo potranno fare più in semplicità, non potranno togliere qualcosa ai figli, hai capito? E poi questo viene anche dalla natura. Questa è la chicca che mi è venuta in mente adesso, perdonate. Se voi guardate i topi, oppure ancora meglio i ratti, perché sono i toponi quelli grossi, no? Quando loro hanno un percorso nuovo per andare al cibo o andare a una riserva o hanno scoperto un qualcosa, mica mandano avanti i giovani, lo sapete, vero? Mandano avanti gli anziani, perché meno male. E poi sapete che gli anziani sono i veri giovani, ci hanno rovesciato la realtà anche. Cioè noi, gli anziani che sono qui presenti, sono i veri giovani. Gli anziani sono i giovani. Questo non è matto, è andato via di testa. No, no. Nella vita precedente, no, nella vita precedente si è morti, no, si è entrati in questa nuova realtà. Eravamo i vecchi là, come dicevano, no? E quindi siamo i vecchi. Noi che siamo i vecchi saremo i giovani nella prossima nostra presenza. Quindi in realtà siamo noi i giovani. Noi, no, io, no, no, voi siete giovani, cioè no, adesso perché voi siete giovani. Allora, questa è un pochino più complicata, nel senso che da una parte vi dirò com'è la procedura quando si entra in ospedale una mamma, di là avremo le prove, quindi non avevamo le... Ieri, tra l'altro, avevo già detto che se non c'era lui non si poteva fare perché il mio computer era vecchio, e per l'occasione mi viene in mente un'altra cosa che mi ha fatto osservare una signora, e la ringrazio. Non ho salutato la persona, o l'uomo, cazzarola, Barbara, parlami, l'uomo che ci ha permesso di essere qui, che ci ha offerto questa sala che è meravigliosa. Stefano Nicolis. Grazie, grazie, grazie. È un'anima stupenda. Bellissima, eh? Siamo amici da quando eravamo piccolini e abbiamo fatto anche qualche suonato. Lui suona anche il piano, bravissimo. Grazie Stefano, ti ringraziamo perché guarda, stupendamente. Grazie. L'atto di nascita è l'inganno, quindi c'è un modulo di entrata, la mamma ha un modulo di entrata, lo vedete sulla destra, no? Ma lì loro riportano solo gli orari in quel reparto là, in quell'altra parte. Ho evidenziato solo in un punto dove lo dicono, però si ricorda che entro 10 giorni dalla nascita, 4 se c'è, in sostanza dicono, ricordati che in 10 giorni dalla nascita devi andare a fare la dichiarazione all'anagrafe. È molto importante, perché vedremo che loro fanno passare come fosse una tua scelta andare all'anagrafe e in realtà loro ti portano loro. Poi capiremo perché, perché loro vogliono che tu ci vada, perché sei tu che concedi, che dai. Quindi sono le fasi della procedura, in sostanza sono 4. La prima fase, promemoria, informazione alla puerpera, attenzione che non chiameranno mai mamma, ma puerpera, circa la normativa in materia anagrafica. Gli fanno vedere quel DPR 396 che abbiamo appena letto. Loro lo fanno vedere quello, ma solo perché anche lì il decreto dice tu hai 10 giorni per andare a fare questa dichiarazione. Non gli dicono del famoso articolo, cos'era, il 38, ma prevedono che tu vada a leggere anche quello, quindi te l'hanno detto. Hai capito che sono astutissimi. Seconda fase, dichiarazione dati anagrafici del neonato da parte della mamma. Rilascio dell'attestato di nascita a cura del personale. Terza fase, redazione dell'atto di dichiarazione di nascita. Quindi vedremo anche quell'atto lì. E la quarta fase, perfezionamento dell'atto di nascita. Dico perfezionamento quando si va in anagrafe a cedere la cosa, sono la merce. La prima, quindi vediamo, promemoria, puoi andare avanti su quello della destra, dove sono le slide, la 9. Eccolo lì, bravo. Bravissimo. Ecco, su ancora perché c'è il modulo, eccolo lì. Promemoria, vedete, questo è quello che loro danno, l'ho trovato in Calabria, perché come vi ho detto non è che li trovi facilmente queste cose, devi perderci un sacco di tempo. E ecco il promemoria, quindi la mamma, vede la signora, dichiara che è a conoscenza del 396 dove gli dice che dopo in 10 giorni deve andare lì. E lo ribadiscono sotto, si assume la responsabilità di comunicare al centro nascite la dichiarazione di nascita effettuata successivamente alla dimissione presso il comune di residenza.
Cioè, quindi gli ribadiscono ancora, guarda che tu devi andare là, perché devi dare questa cosa. Che cos'è la dichiarazione di dati anagrafici? Andiamo su, quella di destra, no, quella di destra, fermo qua, sì, quella di destra, bravo. Ecco, questo l'ho trovato a Padova. Vedete che qua, dichiarazioni dati anagrafici del neonato, chi è che glieli dà? Io sottoscritta alla mamma, dichiara, vede, di essere la madre, che non potrebbe ancora perché è ancora una puerpera, quindi è già nullo, di essere la madre del neonato, neonata, vedete, cognome e nome, non nome e cognome come dice la legge, cioè li metto davanti un documento e lei è chiaro che lo compila, ma sta facendo una dichiarazione, cioè è lei che sta dichiarando che il bambino va prima il cognome, vede che lo fanno fare a loro, a noi ci fanno fare, noi gli diamo il consenso, non sappiamo, siamo ignari, e quindi andiamo su ancora con la destra se c'è qualcosina, no, ecco, quello è l'altro, ok, attestazione di avvenuta nascita, oh, questo è importantissimo, vai anche sulla sinistra, che così vediamo, dichiarazione di che cos'è l'attestazione di nascita? Attestazione, questo è importantissimo perché questo è il modulo che danno al papà in busta chiusa quando andrà all'anagrafe e lo darà all'ufficiale di stato civile. Cosa dice qua? Tutti i dati rilasciato al fine esclusivo della formazione dell'atto di nascita. Spazio, vedete, spazio riservato all'ufficiale di stato civile. No, 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 lì non viene compilato, poi vedremo che anche la legge dice che non devono mettere il nome. Lì non va il nome, perché lo farà l'ufficiale di stato civile al momento davanti al padre. Quindi, cosa fa l'ufficiale di stato civile? Alla o al neonato è stato imposto il nome di. Imposto. Quindi... Sì, no, non portarmi fuori dall'anagrafe. Cioè, se no... è vero. Sì, ma allora abbiamo un intreccio che... Aspetta quei risotti! No, è bien lungo così il riso. No, va bene. Quindi, quello è il documento che il padre porta all'anagrafe. Cosa succede? Il nome, eccolo qua. Abbiamo detto che gli viene imposto il nome. Vai sulla destra che vediamo cos'è il nome, quello di destra. Il nome, eccolo qua. Allora, disciplina del nome e del cognome, Associazione Nazionale Ufficiale di Stato Civile e Anagrafe. È il loro operantis, come si dice? Allora, andiamo avanti sempre con quello sulla destra. Fermo. I principali generali del nome dicono alla regolazione del nome, comprensivo del cognome e del prenome, cioè il nome che noi danno è l'insieme del cognome e del prenome, del nome e del cognome, quindi il cognome e il nome o il nome e il cognome formano il nome, e qui loro parlano comprensivo del cognome e del prenome. In questo documento si annullano, come si può dire, si contrastano tre volte. Vediamo perché. Andiamo avanti. Citano l'articolo 6 del Codice Civile, sancisce il principio generale che ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. Nel nome si comprendono il prenome e il cognome. Loro vanno avanti, vedete, il nome unico o la pluralità, perché adesso puoi dare anche più di qualche nome, il neonato costituisce segno distintivo della personalità e diritto primario, indisponibile, imprescrittibile, assoluto. Cioè vuol dire che quel nome lì che loro impongono è assoluto, è quella cosa lì. Perciò nel sistema positivo, lo scrivono sempre loro, italiano, il diritto al nome è determinato, stabilito, prefissato, con il cognome e il prenome. Cioè loro qua dovevano mettere nome e cognome, invece... sono andate in contraddizione tre volte. E adesso se andare avanti a destra o a sinistra. Ah no, a destra. Il nome, ecco quello che abbiamo visto, l'articolo 6, eccolo qua. Questo è quello che andate a vedere. Articolo 6, il diritto al nome. Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. Nel nome si comprende il prenome e il cognome. Non sono ammessi cambiamenti.
Cioè, mettere il cognome davanti è un cambiamento o ce lo stiamo inventando noi? È un cambiamento, Barbara. Ma non è ammesso però. Andiamo avanti perché fanno un altro reato con questo. Vai su, sempre a destra, bravissimo. Su, a destra. L'altro articolo che loro violano, un pochino più giù. No, ancora l'articolo 6. Ah, eccolo qua. Ah, sei passato. È l'articolo 494 del codice penale. Cosa dice? Sostituzione di persona. Chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la proprietà, la priorità, la propria sua persona. Ve l'ho detto che adesso viene fuori il dislessico. Con la stanchezza devo andare a mangiare il risotto. O attribuendo a sé, ad altri, un falso nome, un falso stato. Persona, stato della persona, quindi da persona viva che eravamo alla nascita, come ha detto bene Barbara, al primo vagito, ci hanno trasformato in persona giuridica, in un altro stato, quindi lo dice anche lì, un falso stato, ovvero addirittura una qualità a cui la legge attribuisce affetti giuridici, è punito. Cioè, quindi loro fanno anche questo reato, così, così. Altro. Hai visto? L'hanno già rotto 2 o 3 volte quando arriviamo qua. A sinistra, ripeto un pochino quella cosa lì, io stavo andando velocemente, ecco perché mi impapino anche, perché lo dicevo anche qua. Attenzione però, attenzione. Allora, qui parlano che devono rilasciare questi atti, lo devono lasciare una copia ai genitori, no? Che deve andare davanti all'ufficiale di Stato Civile. Per rilasciare, dunque, oppure è rilasciato in busta chiusa al genitore che abbia espresso, gli hanno messo davanti 10 volte, si è espresso, dopo essere stato edotto, nella prima fase A, l'intento di dichiarare lui stesso la nascita in comune. Dichiarare. Bellissimo. Non possono fare dichiarazioni. La legge dice che non può essere nessun atto davanti all'ufficiale di Stato Civile, non può cogliere nessuna dichiarazione. Qua dicono deve dichiarare lui. Vai sulla parte destra che lo vediamo. Eccolo qua. Sempre decreto del Presidente, quel famoso decreto che abbiamo visto all'inizio, 396. Incompatibilità. Adesso io sono un ignorante. Perché incompatibilità, Barbara, cosa vuol dire? Non possono stare insieme. L'ufficiale dello Stato Civile non può ricevere gli atti nei quali egli, il coniuge, i suoi parenti o affini, in linea retta in qualunque grado o in linea collaterale fino al secondo grado, intervengono come dichiaranti. Cioè, non l'ho scritto io, non è che ho fatto, l'ho scritto io il testo, è lì, è la legge. Quindi loro qua dicono che va lui a dichiarare e l'altro non può accoglierlo, quindi non sta facendo quella cosa lì, vedremo cosa farà. Andiamo avanti a sinistra, cos'è l'atto di, atto di dichiarazione? Ah, ecco anche questo, cos'è l'atto di dichiarazione di nascita? Cosa dice il Ministero della Giustizia? Nascite, termine entro i quali rendere la dichiarazione di nascita, termine. Puoi rendere la dichiarazione di nascita entro 10 giorni. Abbiamo visto 5 volte, e lo continuano a insistere, entro 10 giorni. Presso il comune, nel luogo in cui è avvenuta la nascita. E anche qui troviamo i genitori, uno di essi, hanno anche facoltà di dichiarare, un'altra volta, dichiarare entro 10 giorni del parto la nascita nel proprio comune o residenza. Ma questo abbiamo visto, non possono farlo, possono dichiarare. Andiamo avanti ancora qui a sinistra. Siamo quasi alla fine qua. Quindi anche perché il centro nascite che deve curare la trasmissione dei dati, deve curare la trasmissione dei dati al comune, quindi è l'ospedale, il centro nascite che deve comunicare all'ufficio dell'anagrafe. Quindi il documento che il padre sta portando è una finzione, che quello, gli fanno credere una cosa, ma i documenti loro se le sono già trasmessi e registrati, quindi è una scenetta che gli fanno fare il genitore. È il consenso, ma è anche una scenetta, perché la madre, lo vedremo, ha già fatto. Inoltre, per legge, la mamma, e che dopo l'è bella, la mamma deve essere citata in un atto pubblico.
Il padre, mettendo il nome della madre, la sta citando e quindi aderisce a quella legge che dice che deve essere citata per diventare madre. Lo vedremo. Che cos'è il perfezionamento dell'atto di nascita? In sostanza, la citazione intesa come nominare, menzionare, indicare da parte dei genitori in un atto pubblico il nome della mamma davanti all'ufficiale dello Stato civile. Adesso io vi dico, voi mamme, pensavate che per diventare mamma bastava un bel carino spermatozoo. No, non è così, è un modulo. Per diventare mamme c'è un modulo, lo vediamo, penso che sia qui a sinistra. Sinistra? Vabbè, sinistra. Ah, è la sua sinistra, aspetta, destra. Quell'altro, dai. Perdonate, sono in crisi di zucca. Eccolo qua. Ministero dell'Interno, il regolamento dello Stato civile, guida all'applicazione massimaria dell'ufficiale di Stato civile, edizione 2012. Al capitolo 5, nascite. 5.1, attestazione di nascita. Tra l'altro la prima parte è solo l'evidenziato. Tale attestazione, che riguarda il fatto fisiologico dell'avvenuto parto e va ovviamente compilato sia nel caso di filiazione legittima che in quello di filiazione naturale, deve necessariamente contenere il dato relativo al nome della puerpera, che va intesa come partoriente e non come madre, e che diventerà tale nel caso di filiazione naturale solo se effettuerà, attenzione, lei stessa la dichiarazione di nascita o consentirà con atto pubblico, che abbiamo visto prima, di esservi nominata. Andare all'anagrafe, il padre esegue questo ordine, cioè lui la cita, lo vedremo dopo, gli dice l'ho avuto con Maria. Di quel fatto lì, in quel momento lì, lei diventa madre. E quell'atto lì sarà della madre, non più del padre. Il padre lì viene escluso. Quindi la madre sta dando, essendo che è lei che ha perso il bambino, l'ha smarrito, non lo reclama, anzi dice mi va bene tutto quello che avete scritto, è vostro. Questo è quello che i nostri genitori inconsciamente hanno fatto e voi se siete madri qua avete fatto, ma non lo sapevate. Quindi questo è atto di dichiarazione. Allora io questo ve lo riassumo poi in un altro documento per capirlo meglio. Comunque anche qui vede, il bambino assume il cognome di, quindi continuo a chiedere che sia messo il cognome, ma il no. Vai avanti sulla sinistra. Scusami. Sì, che mi è scappato. Qua. Mi è scappato. E sai dove lo vediamo? Torna alla pagina 4 di quella sulla destra, quello dove sono i moduli. Lo vediamo lì, difatti, stavo correndo troppo, vedevo il fatto. Però alla pagina 4 che vi ho detto state molto attenti, vedi? Il nome c'è scritto, che questo è l'ufficiale di Stato civile che finirà di compilarlo, non porta il nome. Vede che non c'è scritto, imporrà il nome, ma non c'è scritto, perché non deve essere scritto fino a quel momento lì, fin tanto che la madre lo cede allo Stato, in quel momento l'ufficiale impone il nome che gli vede da tutti i documenti che viene prima il cognome e dopo il nome, perché il sistema, ognuno di loro, non è che ne è consapevole che sta facendo quella cosa, è una procedura, un po' come hanno fatto con il nostro amico. Cioè, loro fanno delle procedure, sono ignari, non sanno niente, però hanno detto di fare così e faccio così. E il sistema, bingo, perché loro non sono a conoscenza. Quello lì era proprio, non deve essere citato, vede, il nome del neonato non può essere indicato. E difatti lì è a carico dell'ufficiale la compilazione. Andiamo ancora giù all'atto ultimo, che facciamo un risultato, abbiamo quasi finito. Butta giù i risotti! Il microfono però dobbiamo dargli, perché sennò, perdonami. Allora. No, ma sta portando, eccolo qua. Scusate, se non abbiamo il microfono non si sente niente, c'è Davide un pochino alterato. Qualcosa. Poi il microfono? Allora, dobbiamo sapere questa. Corrado, ferma. Faccio parlare. No, ma io ho capito benissimo cosa volevi dire. Allora. Dobbiamo fermarci, dai, 5 un minutino perché dobbiamo. Allora, andare. Prego. Cioè, di quello che ha detto Cosmila, c'è una evidente differenza tra due cose. Sì.
e quindi lì è riportata la clonazione che sottolinea lei. Come mai c'è scritto nel caso di filiazione legittima o nel caso di filiazione naturale? Sono due cose differenti. Sì. No? Perché vi chiedo? Allora, vi chiedo, perché vi si chiede se siete un robot? No, mi perdoni. Bravissima, mano, nome e cognome, questi robot in mezzo a noi. Mi perdoni, signora, mi perdoni. Non abbiamo il tempo di 2 settimane. Mi perdoni. No, va benissimo. Il risotto, voglio mangiare il risotto. Va benissimo. No, mi perdoni. È più importante le domande... il risotto, eh? No, ne abbiamo, mangia che tu è sei. Noi siamo importante. In 50, abbiamo 50 domande diverse. Noi dobbiamo andare alla radice delle cose, perché se ci perdiamo nelle sfumature non arriviamo più da nessuna parte. Sì, ma sono chiarimenti. Mi perdoni, ma non possiamo più cogliere il sì, ma. Okay. Perché sì, ma vuol dire fare un'altra discussione. Allora, il discorso che abbiamo dimostrato stamattina è che loro partono col vizio. Quello è il nostro intento, il nostro capire. Loro partono col vizio, con la loro legge. Perché se lei dice una cosa e avessero messo davanti prima il nome e il cognome, non saremmo neanche qua a parlare. Avrebbero rispettato la loro legge, ma l'inganno c'è. Siamo d'accordo? Basta, signor, perdoni. Andiamo avanti, allora adesso andiamo al riassunto, come avviene questo che cede, e poi lascio stare la seconda parte che era il contratto, perché siamo troppo lunghi. Il contratto che loro rompono due contratti, il contratto sociale che abbiamo dell'individuo, e rompono il loro contratto, perché i contratti devono essere fatti in consapevolezza e col consenso. Quindi loro estrapolano il consenso dei nostri genitori, che sono ignoranti come siamo stati ignoranti noi. E allora il contratto non è più valido, lo dice la loro legge. Se io cado in un errore, sono convinto di fare un contratto con lei, ma lo sto facendo invece con Davide, no, sottoscrivo il contratto convinto di essere un contratto con lei, invece lo sto facendo con lui, il contratto è nullo, ma nel momento che io me ne accorgo, perché i contratti sono validi sempre, fin tanto che io non lo so. Se io ho fatto il contratto con lei e non lo so, continuo a interagire, penso di interagire con lei e sto interagendo con lui. Ma nel momento che io me ne accorgo che lei mi ha ingannato, perché me l'ha fatto fare con lui, io dico basta, e ho tutti i diritti, il contratto si rompe. Ci siamo. Quindi loro hanno rotto il contratto 2 volte, non solo uno. Adesso facciamo vedere l'altro, poi andiamo a mangiare, perché comincio a essere in crisi. Andiamo. Ecco la destra. No, con la sinistra, sono vecchio. Ecco, questo è il famoso articolo. Noi siamo tutti nati per questo articolo 38, ritrovamento di minori abbandonati. È l'unico caso dove l'ufficiale di Stato civile iscrive nell'articolo 10 e impone un cognome, no, come? Ne abbiamo visto 11 che dicevano nome e cognome in questo stesso decreto, ne abbiamo visti 11 che parlavano prima del nome e poi del cognome. L'unico, il 38, perché? Il 38 è l'unico che dice cognome e nome, quindi noi siamo tutti sotto questo articolo ritrovato, minore abbandonato, siamo tutti stati abbandonati. Ecco la frode, ecco l'inganno. Può esserci la provetta, è ingannata anche la provetta. Andiamo all'atto di nascita. Questo è l'atto in generale come sono. Quando un padre va davanti all'ufficiale, vediamo che c'è il nome, casa comunale, io sottoscritto. La richiesta, vedete, ho ricevuto dal direttore sanitario presso l'ospedale la richiesta, non il padre, la richiesta di trascrivere, mica dire compilare, trascrivo esattamente quello che ho trovato nei moduli prima, e nei moduli prima c'è sempre cognome e nome. Trascrivo atto di dichiarazione di nascita, trasmesso aderendo, quindi lui aderisce all'ordine che ha ricevuto, non ha nessuna colpa. Andiamo avanti, oggi nel suddetto comune, per delegazione avuta dal direttore, quindi il padre va lì per delegazione, ne hanno fatto firmare 5 moduli che deve dichiarare lui, da andare a dichiarare, i quali dicono per delegazione avuta dal direttore sanitario, è comparso, si è visto un padre, uno che si chiama così, il quale mi ha dichiarato, ho evidenziato che lui non può fare quella dichiarazione lì, abbiamo visto l'articolo 6 del stesso decreto, non può fare la dichiarazione. Quanto segue? Il giorno,
dall'unione con la madre, con, ecco, in quel momento lui dice il nome della madre e aderisce a quello che abbiamo visto che vuole il ministero, cos'è il ministero della salute? La sanità. Che la madre non, è madre fin tanto che non viene citata. E qui viene citata, vede, con la quale non è mica finita lì. Anche lei è comparsa, difatti non c'è lì, lui non l'ha neanche vista, la quale non mi è comparsa, dov'è comparsa allora? Che non c'è, a volte vanno solo il padre. Però il modo lo dice, comparsa, per far proprio, lo vedete, per far proprio la presente dichiarazione. Il padre è stato annullato lì, ed è lei, prende in mano lei, che non c'è, ma lei è, fa proprio quella dichiarazione. Quindi viene citata in quell'atto e lei cede. Andiamo avanti ancora, che c'è il bambino, ma è la fine che è anche bellina, carina. Eseguita la trascrizione, ho munito del mio visto, Barbara potrebbe spiegare bene cosa vuol dire, meglio di me. Ma non solo, i mercanti navali, quando si scambiavano le merci, no, firmavano in due, chi dava la merce e chi la riceveva. Quello che la dava diceva, io ti ho dato la merce, eccola qua. E l'altra diceva, mi va bene, e firmo. Quindi la madre in questo momento sta dicendo che tutto quello che c'è in quel documento lì, gli va bene, l'ho visto, sono d'accordo. E ha ceduto il bambino alla Public Italy. Andiamo avanti qui a sinistra. Concludendo. Allora, vi tralascio quello che è l'altro contratto che il sistema ha rotto, che sarebbe quello proprio di come funzionano i contratti tra gli uomini e tra le società. Il contratto, quando io me ne accorgo, come dicevo prima, quando io me ne accorgo che tu mi hai fregato perché non eri tu, mi hai messo delle cose che non mi hai avvisato e mi hai ingannato, il contratto è nullo. Quindi noi abbiamo un contratto nullo con tutti quanti loro. Concludendo, con l'atto di nascita, nel quale la madre viene nominata, perciò lo fa suo, come abbiamo visto, dal marito o compagno, si conclude il fatto, cioè con quel fatto lì che lei viene citata, si è concluso l'inganno. Vado, passo, perché qui mi ripeterei, vado, vai, ancora su, riassumo metaforicamente, perché a volte la metafora o la bacchetta ci fa capire ancora meglio. La madre va in ospedale, smarisce partorendo il bambino, lo smarisce, come abbiamo visto lì, no, ha smarrito il bambino viene trovato dall'ostetrica, che lo cede all'autorità, atto dovuto in quanto, e qui adesso capiamo i 10 giorni. La legge marittima dice che chi trova qualche cosa lo deve consegnare alle autorità più vicine al ritrovamento. Non è che è mio che l'ho ritrovato, lo devo portare alle autorità. Se io trovo una barca abbandonata, la prendo e la devo portare all'ufficio navale che c'è lì vicino e fare la denuncia. Loro cosa fanno loro? Cercano il proprietario, l'ha smarrito, chi è che ha smarrito la barca? E quei 10 giorni lì loro in parte fanno questo, dicono, oh, la madre l'ha perso, l'ostetrica l'ha trovato, me l'ha portato qui, io aspetto 10 giorni che qualcuno venga a richiederlo, no? Dicono, il quale aspetto che arrivi il padre o qualcuno a dire questo bambino è mio, lo richiama, lo richiede. Ma siccome che non è venuto nessuno, deve essere fatto in atto scritto. In atto scritto, infatti vede che c'è scritto, il quale invece non richiamando e quindi non riappropriandosi del bambino, nella sostanza di fatto esprime la propria volontà di volerlo abbandonare, anzi con una dichiarazione scritta e firmata lo cede alle autorità. Ho letto male? Le autorità accolgono il trovatello abbandonato e gli impongono un cognome e un nome, rendendolo una persona giuridica, schiavo, a loro servizio. Diamo l'ultimo, che sarebbe un video. Io vi lascio con questo qua, tralasciamo il contratto, che abbiamo accennato. Allora, il popolo, aspetta un attimo, provo a mandarlo. Il popolo, noi tutti, abbiamo visto sovrani. In libertà e onore e trasparenza come lo è il popolo, one people I am. Il fondamento del popolo che noi siamo è la responsabilità in primis, la lealtà, la trasparenza, l'onore, la lealtà e il valore. Tutti noi, con questo che abbiamo appena detto, aderiamo al contratto sociale, al patto sociale. Tutti noi che siamo il mondo decidiamo di onorarci, di rispettarci, di non farci male. E questo è il contratto sociale, ok? Altri ci hanno ingannato, ci hanno messo uno contro l'altro,
hanno fatto che dobbiamo avere le proprietà, l'accumulo, dobbiamo, io ho avere 10 miliardi che poi magari vivo come uno che ne ha 1000 euro, perché a volte succede anche questo. Ecco, quindi il popolo, ogni uomo di noi che ha capito questo, è suo compito, non può cedere la sua libertà, è suo compito alzarsi in piedi, no, e dire no, io sono qua, non accetto più queste. E se noi lo facciamo, siamo come il filmato che vedete adesso. Le autorità, che saranno quelli che vedete vestiti di nero, sono poche, non possono vincere contro la quantità del popolo. E quindi vi invito tutti quanti a alzarvi. Andiamo a mangiare risotto e vediamoci. Questo è il filmato. Messi è lo Stato. E il popolo siamo noi, quelli rossi. Ma non può farcela, non potrà mai farcela il popolo. Puoi anche rimandarlo, che è carino. Vedete? Questo è lo Stato, quello che vedete cercare. Noi siamo tutti gli altri. Se abbiamo consapevolezza e ci alziamo, non passa neanche Messi. Grazie. Ci vediamo il pomeriggio. Grazie a tutti, grazie.